Sarà capitano unico della formazione, se ci conferma anche Fabio. Non la fai la Parigi Nizza tu, no? No, perfetto. Allora il capitano è Diego Rosa. Vieni Diego, i palloni di capitano, uno e due. Dicevi tu che dopo Zilioli, tocca a lui, sicuro. Lo speriamo tutti noi in queste terre che sia il successore. Guarda, Superga, la Milano Torino, questo grande momento. Qua c'ero io dietro, Beppe. C'ero io dietro in moto, attenzione, in moto. Allora dai, raccontaci. È partito, ha controllato, ha guardato un attimo Aru, si sono capiti, e poi è andato. Ha dato un'accelerata, una rasoiata. Grande Diego, bravo. Mani in testa quasi incredibile. E comunque no, appunto, ma le ultime notizie sono che tu puntavi alle strade bianche perché hai fatto mountain bike, potrebbe essere una grande corsa per te, poi precisamente non fai le strade bianche perché devi fare il capitano, devi fare classifica alla Parigi-Nizza. A me è arrivata questa voce. Non è proprio come... Dai, allora no, diciamo, vai. No, non so se interessa, ma... L'ultima corsa mi è venuto un po' di influenza intestinale, salto le strade bianche. Poi, ma la Parigi-Nizza la fai e non c'è Fabio. Questa può essere la tua fortuna, virus intestinale. No, non c'è Fabio, ma abbiamo Luis León che va fortissimo, quindi siamo una squadra competitiva e andiamo lì. Poi per strada vediamo chi va forte e lì si deciderà chi è capitano. Allora facciamo così, il sogno, la classifica. Te lo fai. Grazie. No, comunque... Il sogno della classifica ce lo fai o no? Ah sì. Visto che ci sei. Visto che la squadra è senza Fabio, senza Vincenzo, andiamo lì e proverò a dare un'occhiata anche alla classifica. Poi vediamo, è la strada che dice se si può fare o meno. Sembra un po' un Beatle. Sì. Andrò a tagliarmi in testa. Promesso. È fantastico. Comunque qua tutti dicevano che si sentivano un po' a disagio, io ho fatto un po' il conto delle vittorie così e io sono proprio quello l'ultima ruota di carro. E ora che mi do un po' da fare. Allora, auguri che facciamo quella di risalire la classifica delle vittorie e di andare dall'altra parte. Grazie. Marco, scusa, ma quest'estate con questi due grandi campioni quali segui? Giro o tour? Poi deciso? No, quest'anno. Sono in Astana e lavoro col gruppo di Fabio già dall'anno scorso, quindi continuo a lavorare con lui e farò Tour de France. Tour de France, perfetto, c'era una conferma da dare. Perfetto.